50 metri di Men's Sky. No, di Men's Sky. Di Men's Sky. Di Men's Sky. Di era un continuo fregano dappertutto. Cioè, non è fregato. Ecco, ho trovato il mio lavoro. Fregavano dappertutto. Era una che pazzia, cioè tu vedi. Ma lo sparare sempre. No, devo dire che la sedia si incosta subito. Certo, sì, ma. Perché ti dati a te, ma invece è bello. Non ci sono bene. Sai quanti tra camerieri? Bel faccione. Io non ho la che fa morire la torpida, non c'è di cosa.
Intanto che la sonda a prendere il sole, però tranquillo, mi metto un attimo all'ombra sotto questo. La cosa più è stata quando sono fatto la gita in catamarano, noi eravamo con due checche che tu devi vedere, erano troppo belli, tutti due biondi, dovevano essere olandesi, anzi, sembravamo usciti da un fondo, avevano una chioma bionda, alla così alta, tutti ma sono stati sulle cotonato, se si prendevano il sole, Col perizoma. Bikini. Ed erano, loro li vedevi sempre ballare. Cioè, loro ballavano sì. Però piccolo. Per tutti questi. E questi due qua continuano a ballare, loro. Ci mangiavano e ballavano. Cioè, lì su catamarano a un certo punto sono messi a ballare perché mentre andavamo davano anche roba da bere, anche roba alcolica. Poi hanno cominciato a ballare negri, uomini, bestie, cani. Siamo andati in questa spiaggia qua, lontano, dopo mezz'ora che avevo catamarano, 350 metri di spiaggia senza un'anima viva. Anzi, mi correvo con tre anime vive, che poverini avevano fatto anche loro questa contestata per trovare questa cosa qua, si sono messi sotto un albero da parte lì. Cominciano a guardare sto catamarano preoccupati e noi puntiamo su di loro, loro erano sotto l'albero, sono tutti spostati perché mi hanno attraccato esattamente lì. Appena sono andati via, 350 metri di spiaggia di là, gli italiani di merda, cazzo. Ma porco Dio, non è possibile, no, fantastico. Che è l'accesso? L'ideale è fare una settimana in nave, non di più, perché poi ti rompi i coglioni. E poi andare in giro. E poi andare in giro. Poi a noleggiare una macchina. E fai qua, e poi fai un'altra settimana, non so, in un'isola che c'è. Ma non è bella. Oppure qualsiasi altra isola. Ma infatti. E va.
tre volte. A un certo punto si comincia a vedere il limite della pista, si vede il fine pista. Sono le piste, sono le piste dove partono in concorda, e noi applauso di tutta la gente che ci ha bravo! E tu torna da Londra fino a Milano con le gare così. Anche perché non ce l'avrebbe fatto attraversare l'Atlantico, fatto scalo, non ce la faceva assolutamente. Però